A Perugia, per Perugia Como, Antonello Brughini. È un Perugia nuovo per metà, quello che darà l'assalto alla Serie A, che da queste parti manca, lo ricordiamo, da oltre 10 anni, e per trovare la strada giusta è stato scelto un pilota che di promozioni se ne intende. Bisoli infatti è salito 2 volte dalla B alla A, sempre alla guida della Cesena. Il Como, avversario odierno dei Grifoni, torna nel campionato cadetto dopo 11 anni. Per Carlo Sabatini, fratello di Walter, direttore sportivo della Roma, è un derby, essendo lui perugino puro sangue. Subito le formazioni, partiamo dalle Perugia, il 4-2-3-1 di Pierpaolo Bisoli, Rosati è il portiere, Del Prete, Volta, Rossi e Spinazzola in difesa, i due mediani sono Salifu e Rizzo, sulla tre quarti giocano Fabinho, Lanzafame e Di Carmine, Ardemagni è l'unico attaccante. Il Como, il 3-5-2 disegnato alla fine da Carlo Sabatini, Crispino tra i pali, Garcia, Tena, Giosa e Cassetti dietro, 5 uomini a centrocampo che sono Marconi, Fietta, Bessa, Jakomovski e Scapuzzi, e Bagua e Lenoci formano il tandem d'attacco. La direzione della partita è affidata a Fabio Maresca di Napoli, per lui 39esimo gettone in Serie B. A Perugia è una splendida giornata di sole, 24 gradi la temperatura. Nessuno che può scattare, e Bosco contro il Ecuador. Perugia in vantaggio al 45esimo minuto con Lorenzo Del Prete. Perugia 1, Como 0, a te la linea. Vi raccontiamo il gol che ha sbloccato questa partita molto molto equilibrata, il gol di Lorenzo Del Prete. Al 45esimo minuto c'è stata una punizione, lo schema della squadra allenata da Pierpaolo Bisoli, la palla rassoterra per Del Prete che è sistemato in pratica dall'altra parte del campo rispetto a Rizzo, che ha battuto il calcio di punizione. Del Prete ha scaricato il tiro di potenza, un tiro che ha superato il portiere del Como Crispino, che ha toccato il pallone ma non è riuscito a trattenerlo, per la gioia, come detto, dei circa 10.000 dello stadio Renato Curi. Il parziale al termine dei primi 46 minuti, in virtù del minuto di recupero al Curi, Perugia 1, Como 0, Novara. Il raddoppio del Perugia, al 28esimo minuto con Matteo Ardemagni. Cambia ancora la situazione allo stadio Curi, Perugia 2, Como 0, ha segnato Ardemagni, a te la linea Trapani. La situazione quindi è cambiata, adesso la squadra di casa è in vantaggio sul Como per 2-0, il raddoppio griffato da Matteo Ardemagni al 28esimo del secondo tempo, proprio nel momento migliore del Como. Dunque è arrivato il colpo del probabile KO per la formazione lariana, che adesso batterà un calcio d'angolo dalla sinistra. Raccontiamo rapidamente il gol di Ardemagni, in contropiede, lancio dalle retrovie, un classico se vogliamo per le squadre di Pierpaolo Bisoli. Ardemagni praticamente solo sulla tre quarti, ha fatto qualche passo, ha guardato il portiere e lo ha fulminato con un preciso pallonetto per Ardemagni, lo ricordiamo, 7° gol con la maglia del Perugia. Il calcio d'angolo intanto del Como, la mischia nell'area del Perugia, c'è Volta che qualche modo allontana il pallone, nulla di fatto, siamo sul 2-0 per il Perugia, siamo al 33esimo minuto e noi andiamo a Novara. Andiamo, sentiamo Perugia e poi Novara, prego. Perugia. A Perugia proprio in questo istante il triplice fischio del direttore di gara, Perugia batte Como 2-0, a te la linea. La vittoria del Perugia sul Como, Antonello Brughini. E allora subito il finale, Perugia 2, Como 0, partenza dunque lanciata per il Perugia, proprio come l'anno scorso contro il Bologna, un risultato giusto perché la squadra di Bisoli sembra già abbastanza avanti sul piano fisico e soprattutto sul piano dell'intesa tra i reparti. Como volenteroso ma ancora in ritardo in fase di finalizzazione, almeno 10.000 spettatori allo stadio Renato Curi. Il finale, Perugia batte Como 2-0, Corsini.